Vediamo un po'. Qualità si può cambiare. Bravissimissimo Pro Audio. Che sta bafferando, quindi Qualità nulla. si può Ok. cambiare. Bravissimissimo Pro Audio. Posto così. L'audio va bene. Apro qui la chat. Forse. Ok, la chat è aperta. Mi è uscito molto sardo questo, la chat è aperta. Allora. Siamo qui di dovere. Ciao Drago, come va? Come sempre aspetto le 4, le 14 precise per iniziare, così. Una scusa per aspettare un po' di gente. Tutto bene anche io. Oggi pomeriggio in realtà non avevo intenzione di streamare questo, avevo pensato, dato che, perché non avevo chissà cosa da streamare, quindi avevo pensato inizialmente a Paladins oppure Valorant oppure Apex. Devo ritornare anche con Brawlhalla, però poi invece mi ha fatto notare che GOG ci avevano regalato sto qua, e quindi adesso lo proviamo. Alle 2 tiro giù la webcam, non va dare i capelli, darli giusto stasera. Peggiorato le cose, va bene. Qualità si può cambiare, mi confermi? Vi confermate in generale chiunque sia. Ok, e l'audio va bene. A parte che no, l'audio va bene, aspetta, prima devo aprire il gioco e poi vediamo a livello anche di paragone. L'ho aperto giusto per vedere un attimo appunto se l'audio mi avrebbe assordato male oppure no, e no, non è particolarmente alto, tranne che nei, diciamo, nei titoli di testa, per così dire. Non sono tutti i marchi, per il resto è abbastanza accettabile, però poi adesso vediamo effettivamente a livello empirico. Sono le 13:59, non le 14, ma sti cazzi. Grazie, Drago. Grazie mille. Dicevo, sono le 13:59, non le 14 precise, però minuto più minuto meno. Inizio già adesso a partire, perché devo un attimo fermare la webcam. Che ovviamente mi darà problemi. Di poco. E appena. Ok, dovrebbe essere a posto, però devo un attimo rimpicciolirla perché è troppo grande. Ok. E posso aprire il gioco? Deadlight. Director's Cut. So che non sono molti, ma spero siano apprezzati assolutamente, raga. Sono assolutamente apprezzatissimi. Non ti preoccupare assolutamente. Allora, l'ho aperto prima e si è aperto, no? Ha deciso di fare lo stronzo? Ah, ok, ecco, perfetto. Bastava giusto, no? Aspettare un attimino. Tanto qua. Ok. Tequila Works. Bene. Destruction. L'engine immancabile. Sai tra quanto arriverà Vez? Non so neanche se arriverà Vez. In realtà potrebbe, come no. Glielo ho chiesto prima, però non ha risposto, quindi non posso saperlo ora come ora. Allora, premetto, non ho idea di come sia a livello grafico, perché ripeto, sono arrivato qua, cioè no, in realtà sono arrivato qui addirittura.
tizio lì è abbastanza sfocato, quindi mi dice poco e nulla. Spero non sia orribile. Non pare male, cioè nel senso. Però boh. Vabbè, direi che si può iniziare senza troppi. Senza troppo svagare. Svagare, sì, si può giocare. Fatto la rima. Just like sharks. Allora, When they stop moving. con permesso, ho fatto un attimo un brevissimissimo Alt F4 perché mi ero dimenticato di questo piccolo particolare che prima non ero riuscito a. Come si dice? A capire, e che ora ho capito, tocca. Mannaggia loro. Sì, entro Natale. Allora, questa è una cosa che i giochi devono smettere di fare. Assolutamente. Mi includerisco già all'inizio. Impostazioni di gioco, beh, audio. Ok, sottotitoli disattivato. Quindi, a parte che dovrebbe essere disattivati, ma già posso immaginare in realtà come sarà la traduzione del suo gioco. Faccio così e sono attivati. E va bene. Però devono smettere di fare questa cosa. Io non so mai, se io vado qui, no, e vedo che posso cliccare su sottotitoli attivato, dato che appunto la traduzione non è neanche tutto sto granché. Mi viene il dubbio, devo cliccare per attivarli o lo sono già e devo disattivarli? Mettete un cazzo di attiva sottotitoli, disattiva sottotitoli in culo a voi, vabbè. Si può partire subito. Chiusa parentesi. Continua cosa. Calmi tutti. Torna menu principale. Accetta. Non possiamo perderci il filmato iniziale, no? Il filmato rondolo. Come dovrei fare qua? Tanto, sopravvivenza cos'è? Randall Wayne è rimasto solo in un ospedale abbandonato pieno di non morti affamati. Ah, ok, è una sorta di survival hardcore, diciamo. Immagino. No, più che altro la questione fondamentale, no? È, non si può ricominciare da zero? Scusa un attimo. Proviamo semplicemente. Piccolo sfogo da parte di Kimo, piccolo piccolo. Good luck, Randy. Ho capito, però come dire. Mi piacerebbe rivedermi un attimo. Faccio ricarica all'ultimo checkpoint, ma mi parte semplicemente da qui? O mi fa vedere il coso? Eh no. Rip! Che Good luck, palle! Randy. Allora, vabbè, con WASD mi muovo. Con questo interagisco. L'audio mi pare già altino, aspetta che lo abbasso. Non l'audio, gli effetti, non la musica, proprio gli effetti appena appena. No, la prossima gioco cosa mi fa? Comandi, esperimenti, possiamo di no, ma sì, la prima volta la possiamo anche fare. Accetta. Spazio si salta e va bene. Body is full of bites and bruises. Eh sì. Posso chiederti She's una been cosa? shot Certo. point blank in the head. Bello. Però aspetta un attimo. Perché non me la faccio passare sta cosa qua, eh. Non me la tengo. Devo. Ci deve essere un. Un modo per ricominciare da capo. Ok, pare di no. Ciao Vex, partiamo malissimo questo gioco. Good luck, Randy. Sì, vabbè, questa è la terza volta che vedo questa cosa. E partiamo malissimo per i seguenti motivi. Punto primo. Questa è una cosa in realtà solo mia, non è un problema del gioco in sé, però. Che per attivare i sottotitoli io debba lasciare questa cosa qua e che non ci sia un attiva sottotitoli, disattiva sottotitoli, a me sta sempre sul cazzo sui giochi, perché ho sempre il dubbio di cosa devo fare, cliccare per attivarli o cliccare per disattivarli, com'è questo caso. Ma va bene, a parte questo.
L'hanno già sentito prima, mi spiego riguardo. Il secondo punto è che io ho iniziato questo gioco, no? C'era un filmato introduttivo senza sottotitoli perché appunto non avevo capito bene quella cosa lì. Sono uscito per attivarli e adesso non posso ricominciare da capo la partita e di conseguenza non posso più rivedere quel filmato lì. E per me mi temo molto, ma... Comunque. Sì, l'ho già. The body is full of bites and bruises. Sì, ok. She's been shot point blank in the head. E ok, e qui ci siamo. Andiamo avanti. Salto, ok. Molto semplice. Aia. Troppa roba. Quando qualcuno si subincia, c'è il messaggio fatto da frittata, ma la frittata è fatta di uova. E sempre che mi sono metti la frittata, i cadaveri di nuovo. Di conseguenza, quando qualcuno si suba, riceve un cadavere di uvetto. Precisamente. Hai capito tutto. Adesso dovremmo ucciderti per il fatto che hai capito questa cosa. Allora. Ok, con contro ci si abbassa. Premi due volte per schiantare un calcio contro le porte trassegnate dall'icona. Piede. Ok. Non lo pare. Dimmi se la. L'audio mi sa che devo abbassarlo ancora un po', però. Perché è davvero alto. Cioè, io lo sento molto alto nelle cuffie. Aggiorno un secondo la pagina. Ok. Sta bufferando? Da problemi da live? Grazie mille, Drago. Drago, che ti informo, Vex ha anche appena donato 20 bits e adesso si è subato. Grazie mille per aver fatto la frittata. Bravissima. The wood is rotten and the planks are weakened. Ah, ok, non ha altro da aggiungere, va bene. Ah, però. Aia, ah, calmo, eh. Questo è un tuo gioco, altro che. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific A parte che mi Northwest. ricorda un Anybody sacco alive must be trying to reach di it. Sword of Mine. No? Non dicono nulla di interessante? Com'è il meteo? Zomboso, capisco. Grazie ancora, Drago. C'è Ciruno, Ciruno, Ciruno. Va bene. Va bene, stream. Basta, Drago. Basta. Mi fai diventare come la Ro, eh. Mi fai. Come si dice? Inizio a rifiutarli. La pagina perduta del mio diario. Come cavolo è arrivato il tuo diario qui? Lo sai solo tu, ya! Mi premuto E per afferrare gli oggetti pesanti. Muovi per spingerli o tirarli. Posso, tipo, fare una cosa molto cattiva? No, non posso perché devo salirci di sopra, vero? Oppure no? Esatto. Non lo so che gli ha preso, Drago. Non era una cosa molto cattiva, era esattamente quel che dovevo fare. La carta d'identità di uno sconosciuto si chiama RT Chase. Signor Chase. Le plank sotto erano. Sì, tranquillo, ho già fatto. Mi piace che sti zombie si sono. Sono. LOL, ok. Dicevo. Dove devo portare sto cosino? No, qua sopra devo portarlo, ovviamente. Posso salire lì, immagino. Però prima fammi vedere un attimo. Fammi spippolare un attimo dall'altra parte. Dall'altra parte non c'è nulla da spippolare, perfetto. Circolare. Non c'è nulla da spippolare. Controllo a sinistra, mi abbasso, va bene, mi accuccio. Onda contro i bicipiti, pulsante verde libera la carica sull'ombra. Cattivo come piace a noi, ragazzi. Animazioni un po' tanto, ma no, dai, guarda, non sono neanche.
ho sputato, scusate. Comunque non sono neanche così terribili, dai. Oppa. Ok, lo apro semplicemente. Dove sono uscito? Qui, ok. Più che altro non ho ancora compreso quanto possono essere pericolosi sti zombie, nel senso, non ho capito. Gli zombie possono pure essere innocui. La gravità, no. Ricordatevelo, bambini. I veri cattivi, le vere cattive sono le forze della legge della fisica. Non gli zombie, poveri zombie. Questo gioco sono morto una sola volta. Nessuna volta è stata a causa di uno zombie. Nessuna, cioè, non è, insomma, hai capito il concetto, credo. Se no, poco male. Se no, fai esattamente quello che ho fatto io prima. Yippee! Volevi. E siamo a due volte che la gravità ci ha fatto di uccidermi, eh? Scrivo un messaggio quando adoro dei bis. Il messaggio, se senti in live, teoricamente sì. Si sente letto da Streamlabs. Però, teoricamente. Tieni premuto left shift mentre corri per scattare. Salto in lungo! E mo? Ben and the Ah, c'è una others made it porta, c'è out. una scala. They deserve better than this world. Ottimo. Sapresti chi sono? E lo saprei se avessi potuto vedere il filmato iniziale in culo a te gioco. Ovviamente. A parte che non sono neanche sicuro se la legge in quel caso, eh. Dovrebbe esserci un minimo di automod economico. Premi F per provocare i nemici. Per provocare i nemici si fa catcalling sugli zombie. Buono sapersi. Yuhu! Spegni. Ah, si spegne così a casa tua, va bene. Sono rimasto un po' indietro. A quanto pare. Scusa, metti in pausa, trova la sequenza di intro su YouTube e vediamola se va bene. Buonanotte. Ah, vabbè, adesso. I zombies non sono lootabili, no, è lootabile solo quello che è circondato di azzurrino e ci sono le rotelline, no? I ingranaggi. Allora, un po' volevo vedere cosa sarebbe successo se fosse atterrato sul filo spinato, però. Ah, ok. Intanto qua cosa c'è? Un medikit, ottimo. Tripla e quadrupla lussazione alla spalla. Stato aggiornato tab, va bene. Ben, Stella e Sam sono riusciti a fuggire nel furgone che ci ha portati a Seattle. Pare proprio che dovrò dirigermi da solo al punto sicuro. Questo tunnel di servizio dovrebbe condurmi all'autostrada che mi porterà al cuore della città. Olà. Se non scappa più velocemente. Ma io prima spippolo. Ecco, lo sapevo che It c'era says qualcosa. here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. E non vogliamo far aspettare Shannon e Lydia, no? Pedalino, vabbè, mo. Non è grave, lo. Un'altra volta, poi. Prossima. Prova per capire se funziona. Funziona, però. Oh, c'ho drago. Costano i bits. Poco, però costa. Non spendere così tanto per cosa. Una pagina strappata da un libro. C'è sopra una poesia. Per me si va nella città dolente. Per me si va nelle. Sarebbe l'eterno dolore con due T, ma va bene. Per me si va dalla perduta gente. Dead Perfetto. people, Quanto è caduto in corpses. basso il Dante? They don't impress me anymore. Cos'è? Sale sulla scala ed entra nel tunnel di Super Mario Verde a sinistra. Il tunnel di Super Mario Verde? Ah, questo dici? Non posso più. Meno che non possa tipo. No, ripeto. Vuol dire che non serviva. Sì, funziona, drago, funziona. Randa non sa nuotare, che bello. Siamo tornati ai primi GTA.
E anche in questo gioco si flascia, si pluscia o si floscia, qualunque cosa preferiate. LOL, esatto. E con questo che si fa? Si flusce ancora? Sì che si fluscia. In tutti i giochi si dovrebbe flusciare. Aia, questa cosa non è bella. Pure veloci sono in quello loro. Stupidi, per l'amor del cielo, però sono veloci. Che voglio dire, tra le due forse le preferisco, veloci e stupidi che non le inti intelligenti, però. E non solo perché uno fa la rima e l'altro no, anche perché. Ho sbagliato! Forza di gravità 2, zombie 0, Guarda. Che vuol dire flusciare? Sarebbe tirare lo sciacquone, letteralmente. Statale 5. Stiamo per prendere l'autostrada del sole, andiamo, adesso. Pian piano. I should cross this highway to get closer to the safe point. Ok. Ho rischiato, non lo faccio più, però sono sopravvissuto e questo va benissimo. C'è roba interessante, certo che c'è roba interessante. La carta d'identità di un altro sconosciuto, Arthur L. Allen. Cari amici Ala. E Cristoforo Ala, ecco che fine ha fatto, è stato scaricato, dopo è stato decapitato dalla sua invenzione, è caduto qui, in mezzo agli zombie. Bello. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. Ehi. Tanto non sapevo cosa aspettarmi dalla grafica, però non è male. Cioè, mi piace. Meno male che gli zombie non sanno leggere, tra l'altro, altrimenti di save point scritto così. Tra l'altro fa molto scena iniziale di The Last of Us questa cosa. E non solo iniziale in realtà. Fa un sacco di cose di The Last of Us. Un sacco di scene, dai. The Last of Us che ho, tra l'altro. Devo prendere il 2 un giorno, dovrò. Ah, ok. Però no, non ora, cioè. Ma Dio santissimo! E mo? Ok, è andata benissimo. Di lusso proprio. Carrello della spesa. Un ritaglio del The Seattle Reporter. 21 febbraio 1986. Attenzione, l'Unione Sovietica è in orbita. Da un po' prima dell'86. Parla di una fantomatica stazione orbitante che i ruschi avrebbero appena lanciato nello spazio. Ok. Quanto è ambientato sto gioco? Probabilmente lo diceva nel filmato iniziale, però hey. Non ho attivato nulla di quello che dovevo attivare, tra l'altro, né auto add, né chatbot, né nulla. Aspetta che rimedio. Chatbot. E auto add.
Start auto add. No. Chatbot. Dai, dovrebbe essere tutto pronto e funzionale. Che cosa c'è qui quindi? Ah, semplicemente, ok. Riscarica di sal. Dovrebbe. Proviamo. È stata aggiornata, tra l'altro. Questo è il mio diario. Riesco a malapena a sopravvivere a uno scontro ravvicinato con queste ombre. Mi ritengo fortunato di essere ancora vivo, ma dentro mi sento terrorizzato. Dove sono le mie ragazze? Mia moglie Shannon, mia figlia Livia? Le rivedrò di nuovo. Devo trovare i miei amici e le mie ragazze. Assolutamente. Domanda. Quindi questi non sono zombie, ma sono ombre? O è un modo per chiamarli zombie ombre? E ora, se non vi dispiace, vado a mangiare dei cadaveri di uvetti e poi vado a fare il corso di inglese. Perfetto, va pure. Alla prossima. Grazie per essere stato con noi. Grazie ancora per Sube Bits. Per me è pensato di ricorrere a un diario per esprimere i miei sentimenti, ma alla fine cosa ho da perdere? Mio... Ah, no, aspetta. Immaginavo, sì, però. Per me è pensato di ricorrere. Allora, sì. Il mio nome è Randall Wayne, ma gli amici mi chiamano Randy. Per il vero, non sono in molti che mi chiamano così. Qualche giorno fa ho compiuto 33 anni. Vivo a Hope, una cittadina del British Columbia. Qui sono canadese, perfetto. Si trova in una valle immersa nella natura e situata nell'estremo sud-ovest del grande paese chiamato Canada. E vabbè, qui abbiamo tutto quel che ci serve per essere felici. Ma a confronto tutte le altre città fanno schifo. Se vogliamo parlare delle città che si vedono in TV, beh, allora Hope è davvero il posto migliore del mondo per uno come me. Sono contento anche del mio lavoro. Sono una guardia forestale proprio qui in mezzo alle montagne. Per lavoro passo un sacco di tempo lontano da casa, contatto diretto con gli alberi e gli animali. Normalmente vado in montagna da solo. Ci si può fidare ciecamente della montagna. La montagna non ti delude mai. Non mi serve davvero altro. A volte avere qualcuno vicino può risultare pericoloso. La gente comune parla troppo e alla fine non fa altro che deluderti. Sì, ma in tutto questo, sto qua un guardiacaccia e non sa nuotare? Veramente dite? Veramente fate? Non c'è Papà Ovetto? Papà Ovetto sta scrivendo in questo momento in chat. Pagine 1, 2 di 84. Ci sono 84 pagine che posso recuperare ed eventualmente leggere. Quante sono piene? Dio santissimo! Allora, facciamo così. Quando sto per chiudere la live, mi metterò un attimo a leggere con calma un po' quantomeno di sta roba. Perché se leggo ora, la leggo che fi cioè, finisco di leggerla che finisce la I live. found a firefighter's axe. Dai, eh. Tipo, va bene. Un po' di cattiveria che come lei non ci Thanks, buddy. piace. Premi. Ah, ok, mi tocca usare anche l'altra mano, peccato. Per brandire l'ascia, per spingere i nemici vicino, per spezzare assi e lucchetti. Ok. C'ho la stamina, perfetto. È diventato Dark Souls. Anche l'attacco pesante se tengo premuto. Non ho rotto quel lucchetto, l'ho dematerializzato direttamente. Eh sì, belle quelle. Ma le avevamo già viste secondo me, ma no? Questo è proprio da parte sua, tra l'altro. No time to waste. Quindi. Cosa faccio? Assassin's Creed? No, non posso, peccato. Tieni premuto. Non l'ho finito, vero? No? Forse ora sì. O dovrebbe essere finito. La cosa che si ferma col danno rosso è orripilante. In che senso? Aspetta. Ah, bello che si possa combattere. In che senso che si ferma col danno rosso? Ah, beh, devo salire nella finestrella. Ok. Ma. Io premo una sola volta. Solo W. Non sto premendo altro.
Quando lo danneggi si frizza tipo un attimo per farti vedere che hai fatto danno. Ah, ok. E ma per rendere tutto un po' più, no? Atra sì, no, sì, teatrale, diciamo. Ah, ok. Dio mio. Brutta sta cosa. Dai. Scendono le scale. Non posso più salire. Potrei essere messo male. Perfetto. Ok. Ah, potevo usarlo per semplificarmi la vita, probabilmente. Basta mandare messaggio gruppo dell'università. Bisogno di un medikit, tra l'altro. Vieni per spaccare le assi, per spezzare le assi. Quali assi? Queste qui. Premi una sola volta. Damn storm. Ma non pioveva prima. Ed è subito Far Cry. Perché si sa che se in un gioco ci sono delle scene allucinogene, sicuramente è ispirato a Far Cry. Nessun altro gioco oltre a Far Cry ci sono delle scene allucinogene. Pagina del diario trovata, che non leggerò ora per i motivi detti prima. Uè! Hola! Dai, avanti un altro. No, finiti, peccato. Ok, mi assento un secondo per prendere il prosciutto. Non fare cose grippabili, lol. Buon prosciutto, tra l'altro. Una barcodota da 100 dollari con la caricatura di Benjamin Franklin. Non ho mai i soldi, sono solo Startup Straccia, ma il disegno del presidente è buffo. Ma Franklin non è mai stato presidente. Scusate. Confermatemi, però Franklin non è mai stato presidente degli Stati Uniti. Sì, c'ha la faccia sulle sul centone, ma non è. Bene. Ok, quindi sono qui? Ehi, mi vedete? No, niente, ok. Non devo. Hai fatto cose clippabili? No, mi sono solo confuso perché ha trovato una banconota da 100 dollari con la caricatura di Benjamin Franklin e ha detto il disegno del presidente è buffo. L'ultima volta che ho controllato, Franklin non è mai stato presidente. Aia. Ah, proprio di cattiveria? Ok. Oh, certo che di tutte le macchine che c'erano, l'unica funzionante. Voilà. E stai giù, te. Ho optato per la carne essiccata, perfetta. Quindi non buon prosciutto, ma buona carne essiccata. Parte di un'identità di uno sconosciuto.
J.W. Gacy? Seriamente? Va bene. Per chi non sapesse perché rido, cercate John Wayne Gacy. O forse no, potreste non essere pronti per questa cosa. Benjamin Franklin, autore diplomatico attivista, inventore scienziato. Presidente. Aspetta un attimo, scusa, no. Allora, va bene il gioco, va bene tutto, Ma da quando Franklin è stato presidente? Scusa. Scusi, Benjamin Franklin. È stato sesto presidente del Consiglio Esecutivo Supremo della Pennsylvania. Basta, non è mai stato presidente degli Stati Uniti. Vabbè. Comunque, ora, se non lo conosci, cercati anche John Wayne Gacy e capirai. Penso tu lo conosca in realtà, però, just in case, no? Ok, è servito a fare questa cosa? No, probabilmente. E mo? Posso passare qua sotto, no? Posso rompere cose? No. Neanche sfondare qui? No. Forse era presidente di quella società? Non sto capendo. Vabbè. Vezze. Cavolo, presidente nel 1769. Non esistevano gli Stati Uniti nel 1769. Ok, devo solo stare un attimo fermo e poi. Ok. Bene. Quindi rompo libri, rompo cose, spacco il pavimento, no? Ah no, ho capito. Eh sì. Mica sono stupido. Cioè sì, lo sono, però non al punto da non arrivare a queste cose. Ci arrivo dopo, tardi, però ci arrivo. Oh, e quindi britta, sfido chiunque a fare una cosa simile. Can hear something. Pioggia. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. Però. What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Beh, e va bene. Un fatto detto blu, sopra c'è scritto la nuova legge, ok? Vabbè, sì, sempre è la stessa cosa. The new No, law. ecco. They mark their kills.
That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Oh! Bene. Ne ho ucciso uno senza colpirlo, però va bene. La Rola avrebbe disegnato meglio. Non è disegnato male, dai. E devo un attimo prendere la rincorsa. Non così. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Soluzione, fregatene di tutti, così hai risolto il problema alla radice. Detto che non mi va di combattere più di tanto sti tizi, quindi farò una cosa di questo tipo. Oh, venite qua, imbecilli, dove andate? Innegabile. Molto più semplice così. Entrare nel buco. Beh. Ah, ok, rip. Devo scendere così e poi far così. Allora, aspetta. Ah, ok, non si va, perfetto, buono a sapersi. Vai, cacà! Ok. La fai stealth? Beh, oddio, stealth. Parliamone. Ho fatto un casino dell'occhio. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Però di quel posto evidentemente non me ne faccio nulla. Ippiaie, peccato. Ah, ok, da lì non si sale. Si entra qui. Si fa casino, perché figurati. Vedete di che cosa ho fatto? No. E quasi quasi ho fatto un attimo a vedere come è messa la situazione. Non posso più, che bello. Nel senso che eviti i combattimenti, sì. Evitare i combattimenti non significa farlo stealth. Parla pacifica semmai, anche se è la notte. Questa è parla stealth. Sì, esatto, che la faccio stealth. Cheat. LOL. L'ho placcato! No, peccato! Ehi! Non dirglielo, che gli dice nulla? Aspetta. No, ok, intanto non posso andare lì sopra, però devo prima attivare sto coso qua. Ah no, ok, voglio attivarlo ma non posso, era chiaro. E vabbè, ma sei stupido, certo, Vez. Ma in realtà mi ero un attimo, no, come si dice, rilassato, che ho detto, ah, posso tenere la mano via dal mouse, e invece. Adesso che non ho idea di cosa dovrei fare, quindi. Perché se noti questi da me ci vengono, mica. Mica si fanno fregare, lo so, anche sono qui.
Ah, ok, possono arrivare fino lì sotto, va bene. Sei riuscito a morire con gli zombie, sei contento? Molto. Sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto di nuovo. No! Perché sono una persona stupida? Volevo andare alla sinistra, sono andato giù. Uccidetemi, vi prego. LOL, mamma mia. Ok, mi dissocio ovviamente. Da prendere da pezzi, non fare roba clippabile. Contaci, Vez, contaci. Non me ne ero accorto. Sono una testa di cazzo, signori. Mi sono anche reso conto tardi di quello che dovevo fare, eh. Ho detto di non fare la roba stabile, ho capito, adesso non me l'aspettavo quello. Non ci avevo badato che lì c'erano i cavi nudi e sexy. A dopo. Anzi, a subito. Essendo subito già passato. Ciao Pez, come va? Com'è la Pepsi? Pepsosa? Dai, venite qua, oh zombie orribili. Oh, orribili zombie. Yippee-yay-yay. Ma? Ah, beh, no, buon corpo. Oppa. E oppa. Ah. No. Giù, ok. Yeah, ho aperto la sala cinesca, posso iniziare a vendere taxi. Credo. Ho aperto la sala cinesca e mo posso portare spostare sto coso, giusto? Ciao, Vez. Sono i corvi che fanno cucù. Anche se hanno fatto oh, crac crac, roba simile. Cri 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 crac crac crac. Esatto, io supponevo bene che quella tizia fosse poco morta. Sto qui come si muove fa danni, eh. Quella di... Hai un qualche problema con lo scavalcamento delle cose, lo so. Non mi piace scavalcare. Viva Autoglass! Fermo te, sto guardando le offerte sui... non so cosa. Ho quasi finito la resistenza, ho capito. Non c'è bisogno di distruggermi così malissimo i timpani e farmi venire la nausea. Allora. Ah, vendono parabrezza. Va bene. Qualcosa mi dice che non dovevo scendere. Ma che tipo dovevo... Esatto. Sì. Almeno ho visto che dovevo fare così. Il bug era proprio necessario, eh. Non ci fosse stato il bug, non avrei fatto. Paraclass rifatto.
La sostituisce, esatto. Per eseguire un impatto sul muro, non fare quello che ho appena fatto. Un pezzo di carta con una mappa scritta a mano che illustra come raggiungere il punto sicuro. Sono segnate alcune strade disiate della posizione del punto sicuro, ma non si capisce quasi niente. Voi andate adesso, andate su Google Maps, cercate Seattle il punto sicuro, vediamo se vedete che proprio un quartiere di Seattle si chiama punto sicuro. Non così, camperò. Qua non si va, ma di qua ci sono le scaleri. Quindi, ok, dovevo semplicemente prendere una maggiore in corso. Però lo fondo è bello, e questo ricorda molto Vector come gioco, come sensazione. Left control quando atterri per rotolare, devi fare danni. E là, quanto Vector, appunto. Dunque, di qua si scende. Giusto? Sì. Non ho idea però si debba... Perché mi devono mettere i vivi nei giochi 2D che poi non so mai quale strada è quella giusta e quale strada è quella non giusta? O per i comuni mortali sbagliati? Allora, di qua mi sa che non ha senso... Ah, lì c'è una scala. Ok, ho capito. No, non ho capito un cazzo. Allora, iniziamo a scendere di qua, prima di tutto. È un passo alla volta. Non dovevo andare di lì. Metta is home loans, lo accetto. Ah, ok. No, i carion sono inquietanti, raga. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Hey. C'è la scossa e non voglio partecipare all'eredità, quindi hoppe 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 ho. Quanto io morirei se dovessi fare cose del genere la vita reale, infatti. Ah, ho capito, forse scossa, esatto, vabbè. Ma questo era il rumore di me che morivo folgorato dopo che ho ricaricato per essere morto folgorato? E sono stupido, ho sbagliato, mi sono dimenticato un tasto. Di tutti i tasti che potevo scordare, era quello più importante. Quindi, ah, ok, devo saltare. Sì. Là c'è un lucchetto. Materializzare, ho trovato il revolver speciale punto 38. Non posso più ovviamente sprecare proiettili. E quindi. Ah. In Kayshan, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carry in the mountains. First you need to load it. Ah, perché i fucili in montagna non si caricano. Sono quelli che usano i film, che sparano la manetta. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Questa è una scena che deve vedere Lady, giustamente. 28 giorni prima, 28 giorni prima una semicita, sì?
Mi sono perso un tasto, aiuto, cosa devo fare? Ah, ok, tasto destro. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Un lavoro compagno? Try to shoot that can over there. That'll be easy. Kid, I like your style. But let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Ma poverino! Mi dissocio! Raga, no. Ah, ma va ricaricato a ogni colpo, ma Dio! No, capito, ok. Almeno. It's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Innegabile. Take a shot, Randy. Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Al film zombie 28 giorni dopo, ok. È il film sugli zombie titolo 28 giorni dopo o è il titolo proprio zombie 28 giorni dopo? Tot proiettili per la speciale 38. È già carico. Bene. Ah, ho capito. Esatto, immaginavo. Pure. Aspetta che magari vado a riprenderne altri. Ok, 28 giorni dopo e basta. Ok. Ho tre caricatori, praticamente. Motorhome. Ah, stavo finendo la stamina, perdon. Ecco perché. Ecco. Che sutizia? Ah, altri proiettili che non mi servono, va bene. Colpito ascia wireless e deforma con l'ascia di zombie praticamente. Poi ancora a te. Quindi devo bastarmi, ok, si passa solo non da in piedi. Medi! Muori! That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Sei un essere umano, sappiamo benissimo come estinguere le cose, noi. Avete chiuso pari per il sociale. Circa. La carta in italiano sconosciuto si chiama Elwood Tool. Allora, prima hanno citato Gacy come tizio. Elwood Tool, chi era? Perché a me... aspetta. No, non è qui. Dov'è? No. Dai. Dove ho le... i collezionabili? Non li ho, peccato. Devo vedermi un po' tutti i nomi per capire chi hanno citato, perché a questo punto mi pare evidente che citano gente reale. That water tower looks weak. I could tackle it down. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Eh sì.
È stato facile. La ricevuta di un reclamo inviato al Dipartimento di Polizia di Seattle denuncia le autorità le minacce continue perpetrate dall'inquilino del terzo piano. Mannaggia, sto agli inquilini del terzo piano. Ah! Era una persona. Era un coso. Brutto e cattivo. Non c'è più. Ti sta piacendo? Sì, carino. Non mi dispiace. Grazie, Best, che mi hai ricordato della sua esistenza. E ovviamente grazie al COG. Non ci pagano, però un giorno magari. Iniziamo. Yapam! Allora, di qua potrò uscire, presumo, però... Ok, devo uscire perché lì sopra non posso andare. Immagini mi fossi buttato dalla finestra. Game over. Sono una persona stupida, se fosse successo mi avrebbe fatto ridere, quindi lo faccio. Così, mi andava. L'ho detto, sono una persona stupida, non potete dire di non essere stati avvisati, eh. Ah! Ma dai, hai un'ascia, non rompi le assi di legno? Con l'ascia? Lascia fa. Ok. Un proiettile, uno, proprio di numero. Lascia fa, esatto. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Dai, smettete di mangiare. Andate a fare un po' di ginnastica. Ok, mo devo... Non posso, vero? No. No, sono stupido, è qua che si poteva effettivamente farla. Ovviamente. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Compito per casa. Oggi da parte degli eventi filosofali, diteci come reagite alla paura voi altri. Aia! Ok. Sono vivo, non so come, non me lo merito, però sono vivo. Ma... Ehi, ok, sono tornato esattamente... Però qui c'è il tizio che posso... placare. Però, scusa un attimo, Ma qui non è esattamente da dove sono arrivato. Certo che è da dove sono arrivato, o no? Sì. E allora? Do cazzo devo andare? Su quelle scale, ok, però... Non mi faceva salire. Ah, forse un'idea. Ah, ok. Non l'avevo mai visto che c'era un cosino lì. Però va bene. Un testamento scritto da uno degli inquilini del condominio. Dice, tra le altre cose, che riceve di far saltare la caldaia dell'edificio per uccidere tutti i suoi vicini infetti. Dai! Simpatichino. Per l'amor del cielo, erano infetti, però. Non è successo nulla. Oppa. Ecco, così è successo. Bene. Yeah.
Mi devo nascondere? That's the helicopter chasing my friends. Let's go, quick. My friends are in danger. Vero, però c'è un piccolo problema. Dove cazzo vogliamo andare? Che qua ci sta la scossa. Ah, così proprio. Posso sparare qualcosa? No. Eric. Ah, ok, però ho capito. Credo, forse. Devo fare il salto muro, il muro salto. Comunque sì, questo qua soffre per la scossa dopo che ha ricaricato il fatto che abbia sofferto per la scossa. That's the helicopter chasing my friends. Let's go, quick. My friends are in danger. No, perché? Allora non devo far così. Evidentemente non è così. E allora, mamma fa, devo scendere? Non credo. Anche perché dove voglio scendere? Forse un rischio. Ah, ok, forse un'idea. That's the helicopter chasing my friends. Eh no, ho provato a farlo, non me lo può fare. Let's go, quick. My friends are in danger. Forse piuttosto devo sparare al filo. No, ho appena sprecato un proiettile, sì. Ah, ok, così, dall'altra parte devo farlo semplicemente. No, devo solo buttarmi giù, ok. Medikit. Simo gli scavalcamenti, sempre e comunque. Avevo visto male, ero convinto che tra quei tubi lì ci fosse una piattaforma a cui aggrapparmi. Pardon, colpa mia. Mea culpa. Questo reset di medikit potrebbe essere molto utile. Allora. Ho fatto una cagata, perché li ho provocati in culo a me? Just in case, no? Ah, dura pochissimo, raga. Ok, allora facciamo così. Non così. Dicevo, così. Vediamo se riesco a farli morire prima. Sì. E ok. E questo problema è risolto. Ora. No.
Bene. Non sono sicuro sia fisicamente possibile questa cosa, ma male. That sounds like a car. What the hell is happening out there? That's gunfire. Qualcos'altro, non so. Charlie Delta Oscar, requesting survivor transfer. One target down. Una cartolina con un'immagine della torretta e una donna scrive sua sorella della, dalla Francia, molto prima che si diffondesse la notizia della catastrofe avvenuta dall'altra parte dell'oceano. Ok. No, Ricominciamo? Bene. Un proiettile, ok. Ti è andata di fortuna. Non vorrei mai nella vita fare così. Cosa? Aspetta. Il salto al muro, poi il tubo e poi le scale. In realtà sì, volevo fare quello. O malfidato. Porca, porca di quella porca. Non sto parlando di una signorina dai facili costumi. Ma è vero! Vergognati. Ben, be careful when you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. Sì, l'abbiamo capito più o meno tre volte fa, che l'hai detto. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women. Per questo si parla prima. Porco cane. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that safe point. E vi sentivo di Sam, un vecchio e triste poliziotto della città di Vancouver. Ma fortaccio! Four-digit number. I can't continue until the number that opens the combination is found. Che bello. Una foto di copia, sembrano felici, solo c'è una combinazione, 1-2-1-2, sul letto c'è una dedica. Ciccina ti ricordi che vacanze con amore Lu. Uno che chiama la sua ragazza, tua moglie, non lo so, Ciccina, non è che meriti diverso, che devo morire male per colpa di sti zombie, no? Open. Fortunately, it was the same number that was in the photo. Pure.
muori. Per que... No, non è vero. Cazzo, non ho rimesso il comando giusto. Aspetta che faccio. Ho aperto il chatbot apposta. Provo ad usarne uno a caso, vedrai. No, però aspetta, è vero, non sta funzionando. Cioè, prova a fare wow o qualcosa. Può anche essere che magari sta scrivendo male, non lo so. No, e allora io non ho idea. Non funziona. Allora, il chatbot è aperto. Punto. Più più il comando è giusto. Non funge. Proviamo a riaprire il chatbot. E a scusa, a chiudere e a riaprire. Sta riaprendo, eh? Ha riaperto. Prova. Niente. Non capisco perché. Va bene, facciamo una cosa. Lo tengo così, che meno male che avevo quel comando lì a sto punto. E off live. Esatto, proviamo. Esattamente, esattamente quello che intendevo. Dopo la live andiamo su Discord e vediamo. No? E rip. Me la giocai male. Ma dai, ho sbagliato tasto. No, dai! Non mi fa sprecare proiettili, maledetta. Tanti pochi proiettili. Run, run. Aia, non così. Ehi? Aia, e va, cosa bisogna fare? Musica azzeccatissima, eh sì. Ma le musiche sono belline. Poi, sì però dai. Vabbè. Se tengo premuto il tasto D senza che sia partito, non mi fa correre in culo a lui. Ah, ma c'ho uno sopra. E va bene. Non ho capito qua cosa mi sia richiesto di fare. Un attimo. Devo salire lì per scavalcare. È ok. Inciampato, sì sì.
Io quanto prima devo saltare per evitare quel coso? No. No. E allora non ho capito. Il doppio salto non me lo fa fare. Uso la rete d'amore, sali sulla ruspa. Ci ho provato, ho già due volte, tutte e due le volte non me l'ha fatto fare. Sali sulla ruspa. Ah, devo premere. Scusate. Sono stupido. E quindi. Ok, qui devo spegnere. Devo spingere, non spegnere. Oh, non sono inciampato. Incredibile. Devo andare basso. Adesso me lo fa fare. Prima giuro me lo faceva fare. Ora dimmi se non devo incazzarmi e urlare fortissimo il nome di tu sai chi in vano. O Ivano, a te la scelta. Proprio il momento adatto per un medikit, no? No. Ehi, sono qua, venite. Provo così. No, non così. Niente. Ok, sali. Premevo il tasto E. Certo che non saliva. Ma l'audio va bene? Cioè, mi si sente la mia voce oppure è troppo alta? Che la copre. Perché io lo sento altissimo. Non di gioco audio. Va bene perché la musica non è male, però. Anche meno. Non ho fatto applica, vero? Vero. Mi sembra non sia cambiato nulla, ma chi sono io per audio che ne ho visto uno compenetrato, strano. Due cacciatori, ok? Il sogno. Ok. Fai un test di realtà che così almeno diventa lucido. Sto spocato, guarda. I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something or if I'm running to something.
then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there, waiting for me. And that's when I wake up. Ho dovuto chiudere un po' di roba perché ci sono troppe schede per le clip, lol. Have you got a screw loose? Let me see that blood. Bites? Bites? Any bites? It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine, it's fine. The rat knows. The rat smells it. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go. This place isn't safe. Follow me. Ricorda di aiutare le ombre finché non trovi un'arma, ok? I'm surrounded by shadows and the rat kept all my weapons. C'ha le sue trappole. Che non sono solo per le ombre, giustamente. Lui è il ratto delle Sabine, che divertente, simpatichino. I'm surrounded by shadows and the rat kept all my weapons. A homemade trap. No, no. It has a similar mechanism to the poacher's traps that I used to find in Hope's forests. I have no manners. Welcome. I'm Harold the Rat, and this is my labyrinth. Don't believe your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Follow my directions until the end. You have to earn the right to finish. And be careful with my creations. They will kill you if you're not smart, Mr. Wayne. Ah beh, salgo qua sopra. Ovvio. Non sono stato furbo. Ho superato le trappolone, poi una buca nel pavimento. Sempre così. Sempre le buche nel pavimento che ti fregano. Tutti i grandi della storia sono morti con le buche del pavimento. Alessandro Magno, Carlo Magno, Federico II. Tutti. Buca nel pavimento, è andato. Invenzioni del demonio, le buche del pavimento. Lo dico io. Non ci credi, aspetta di incontrarne una. Hai visto cosa accade? Ma How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. I will unravel the mysteries of this land. Bello di mon. Una pagina perduta del mio diario, che bello. Ancora un po' di tempo. There's no time for questions. There's no time for answers. Anche perché se non c'è tempo per le domande, chi cacchio rispondi? Hai appena fatto due domande, hai detto che non ce la fai. E lui risponde, e allora? Sei un ipocrita, signor Ratto. Allora, io in teoria devo puntare non su questo. Ah, no, sono stupido in realtà. È molto più semplice la soluzione.
Io lì che stavo già dicendo, no, fammi prendere, spingermi su. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Sì, ok, mi sa che sono tutte dedicate agli serial killer, perché anche Jeffrey Dahmer, Dahmer, come cavolo si pronuncia. Niente di più, peccato. Vedi! Anche tu, allora, prima sarà stato... serial killer. Dio, però! Troppo! No! Prima. Giustamente, però, pure scemo un po' lo sono. Forse lo devo rotolare, forse. Ci provo, se non funziona vado sul meno corsa, cioè vado meno di corsa e provo più sul... Stiamo attenti, ok, dovevo... Dovevo rotolare prima. Ho sbagliato. Ah. E vabbè. Ma dai, io sbaglio tasto. Voglio premere Shift e premo solo Control. Cioè Shift e Control. È diventato Katmar. Non è vero, non è un rage game. Sono io che sto facendo le cose male. Perché sbaglio i tasti. Ho messi male qui. Ma scusa, scusi. No, allora. Io magari sarò anche scemo e spremo i tasti male. E spremo i tasti, soprattutto. Però scusa. Mi è sempre funzionato Shift Control per rotolare. Perché mo non più? No? LOL. Immagino in realtà che dovrò fare la stessa cosa anche lì, però avrà decisamente un best hop. Ci sta. Allora, per tutti coloro che fanno tutti i game designer aspiranti che volete fare dei platform come di questo tipo, no? Potete smetterla di mischiare, diciamo, livelli da risolvere ragionando su quello che devi fare e questa roba qui in cui serve il tempismo. Se io voglio fare le cose per ragionare, perché so che il tempismo non ce l'ho, ok? Ehi! Dio! Delle città devastate come Seattle. Evidentemente qualcuno ha giocato troppo a un gioco che l'ha fatto frustrato male. Ok, cosa? Aspetta. Ok, punto. Non ci è dato sapere. Allora, ok. Approfitto, aspetta. Non posso fare tipo... No? Non così, nel senso... Hop. Ma non me lo sta facendo, aspetta. E la risposta all'appello del game designer. Sto ridendo come un caimano. Ora tu mi dici come ridono i caimani. Allora, io ho capito forse dove stavo sbagliando anche. Mi sa che più volte ho premuto il block maiuscolo invece che shift e shift di conseguenza invece che control. Però, Dio, di nuovo. Sì, va bene. Vabbè, io sono scemo io qua che non ho preso il medikit, va bene, lo riconosco, mi prendo la mia responsabilità.
però decisamente no, non è così che devo fare. Troppe clip. Ti prometto, non puoi clippare ogni istante di una live. Perché sbaglio i tasti, raga? Che poi qui non ho sbagliato i tasti, qui ho sbagliato il tempismo. È stato inutile dire che adesso non tu continui a morire male in modi divertenti, e ho capito. Perché non ha le capriole? Ok, sono l'unica cosa, cioè, quando all'elementare, no, si fa ginnastica, l'unica cosa che a me da bambino piaceva fare erano le capriole. Perché? Perché non era particolarmente fastidiosa e ci si divertiva. Oh, già non sai nuotare, ma con le capriole sai far bene. Sì, io ero faticato come la merda già alle superiori. Ah, è ok. Evidentemente ho bisogno di un attimino di spazio per prenderla rincorsa. Però, sapendo ciò, che cosa dovrei fare? Mi dimentico di premere il bar per la fattrice una volta. Va bene, non so parlare. Tra l'altro no, solo lo shift sinistro purtroppo funziona. Cioè, il 35. Manca poco. Dividere l'ora due volte. Pezzo! Non lo me lo fa fare! Ho capito anch'io che devo rollare due volte, ma non mi fa. Non me le fa concatenare, ok? Vedi? Non posso fare corri, roll e poi di nuovo subito roll. Devo rollare, fermarmi, prendere di nuovo la rincorsa e rollare di nuovo. Però nel momento in cui io prendo la seconda rincorsa, o non c'è abbastanza. Probabilmente sì, non c'è abbastanza spazio lì. Oppure c'è, ma devo avere un tempismo. No, il medico. Devo avere un tempismo che io non ho. Se avessi quel tempismo limitato giocherei ai videogiochi. Vabbè, qui non so perché non me l'abbia fatto. Va bene. È quello che. Beh, non so se hai notato, ma è esattamente quello che ho fatto fino ad ora, fino ad adesso. Fino ad ora, però. Vedi, serve un attimo di rincorsa. Un attimino. Io non riesco a prendere. Non mi puoi impostare una cosa per premere due tasti con il mignolo. Quello a lui. Che tra l'altro, sempre per la questione tasti, mi viene da pensare che io una possibile capabile soluzione ce l'ho. Voglio dire, se sono nati su console non su PC platform, c'è un motivo, no? Esattamente, provo. Aspetta però che devo probabilmente attivare il coso che me lo fa usare. Magari se... Io voglio una sola icona e questo me le mette tutte, va bene. Metto sul desktop pure meglio. Perché devo prima collegare... Ci sarà anche un problema col microfono sicuramente. Bla bla bla. No, ok, il microfono funziona. Incredibile, ma vero. No, ok, ho fatto una stronzata. Allora, aspetta. Arrivo, eh. Sto un attimo smanettando con cose varie. Ok.
Bla bla bla, mi si sente? Sì. Però non perde tempo per arrivare il prima possibile alle 16. Esatto, esattamente quello. Allora, aspetta però, un attimo i tasti. Con questo si salta. Con questo si chiamano le persone. Con L2 ci si abbassa. Non posso accettarlo. Un permesso, ma... Ma perché non me li fai personalizzare in culo a te? Porca troia, oh. Che palle. Ah, com'è che si... Ok, con R1 di cor... Mamma mia. Vabbè, ho premuto male qui io, eh. Troppo facile, altrimenti... vaffanculo. Che cazzo? Dimmi te se ti pare normale. Non lo so. Va anche detto che è poco responsivo, eh. O meglio, non è che poco... Vabbè, qui... Non è che è poco responsivo, è che a differenza dei giochi fatti bene, perché sto iniziando a sottoscrivermi alla questione gioco brutto voto male anch'io, A differenza dei giochi fatti bene, in cui tu, giustamente, mi si era sconnesso. La scusa del poco responsivo. Allora, in un gioco fatto come si deve, ok? Fai esattamente quello che sta facendo qua. Sono io che ho visto male, scusate. Scusa gioco, non ti insulto più. Però Dio, io non lo so. A volte sì, a volte no. In realtà non la tiro quasi mai fuori. Difficilmente do la colpa al gioco. Infatti l'ho appena ritirata perché ero convinto che invece... Scusa? Prima non l'aveva fatto. Prima mi dava un attimo di tempo quando tornava su la cosa. Vedi, non ho spazio per prendere la rincorsa lì, quello è il problema. E se io tengo premuto il tasto per la rincorsa, no? Quando sto, dopo che ho rollato... Non me la lascio la rincorsa, cioè non è che... A parte che qua non ho neanche troppo, non ho neanche lo spazio per provare, ma... Vedi, non me la lascio subito. Forse c'è quell'attimino. Simo, ogni clip sarà interrotta da una tua morte con una scusa, non è vero? Allora, boh, perché non voglio che si pensi, no? Osservare. Si vede bene il gamepad? Sì, allora. Guardate. Scendo. Ok. E premo R1 per la rincorsa. Adesso lo fa. Ha preso pure me, peccato. Ma se ti abbassi, ti prendo uguale. Sono... Sì, mi prendo uguale. Però mi è venuta un'idea in realtà adesso. Non questa. Una volta arrivato giù, devo subito prenderla in corsa, quindi non posso aspettare. E l'idea è... No, però in realtà... Servirebbe a poco. Cioè, ti dico, la mia idea sarebbe prendere...
Cioè, aspettare che arrivino tutti in massa lì dalla trappola. Così che la trappola li prenda tutti in massa. Oppure se lo fa, aspetta. No. Non lo fa, però se io fossi tornato indietro, vedi come mi avrebbe preso in culo a lei. Spero non abbiano programmato questa cosa in modo che non possa essere preso più di uno zombie da quella trappola lì. E allora, che devo fa? E io credo in te, bravo, io no. Credi tu in me per me, perché io no. Però Dio, vedi, non va bene così, non puoi fare così, gioco. Non puoi fare che ogni tanto, premendo gli stessi tasti, lo premo un attimo prima, cioè... È per questo che dico che non è responsivo. Non è che non è responsivo con i tasti, non è responsivo nei suoi momenti. Poi giustamente questi arrivano tutti insieme. Mi sfracanano. Io non capisco. No, infatti, non posso neanche fargli il capriolo. Se fischi al ratto non viene giù quante volte vuoi? No. Quando mai? Almeno non credo. No, infatti non è venuta giù per quello, è venuta giù perché ci sono passati sopra. Sempre troppi. Non posso semplicemente star lì ad aspettare che stiano attivi. Devo per forza essere veloce. No. Solo modo di morirci male. Spingerli come? I zombie? No, non lascia. Avete avuto lascia? Sì. Io ci provo ad andare, vedi, anche da finato. L'unica cosa utile sarebbe un modo per baitare la trappola così che vada quando io non ci sono sopra, ma... Vedi, non prendo. Non inizia a correre subito sto figlio della merda. Vuoi vedere che era la soluzione più semplice del mondo e io sono stupido? Oddio, non proprio. Però almeno una posso saltarla.
Però il fatto che anche rotolando mi prendano vuol dire che non è rotolare la soluzione lì. Ho sbagliato tasto lì, sono un attimo preso, no, dalla cosa, però. Se il gioco avesse la decenza di farmi fare le cose come voglio io, di farmi mettere i tasti come dico io. Io ne salto una. Non riesco a saltare anche l'altra, qual è il problema? Non posso saltarli, no. Per bello che sarebbe, non si può fare. Detto, finiamo la live leggendo qualche pezzo del diario. Oggi ho perso l'orientamento in mezzo alla foresta. Stavo andando avanti e indietro dalla baita, ma a un certo punto non sono più riuscito a tornare indietro. Nonostante la via fosse proprio davanti ai miei occhi, non riuscivo a vederla. Domani devo tornare indietro. Pare che ci siano dei bracconieri in cerca di guai. Odio la gente che cerca guai, perché chi cerca trova, anche se dubito che troveranno quello che vanno cercando. Nel pomeriggio ho trovato un cervo investito in mezzo alla strada. Che giornata strana! 9 settembre. Dove ti eri cacciato, mio caro diario? Devo ringraziare mia figlia se ti ho ritrovato. Mi sono scordato di scrivere, lo so. L'estate sta quasi finendo. Mi piace tutto questo scrivere, questo aprirmi agli altri, anche se nessuno leggerà mai queste parole. Piacere nessuno. Raggiungo la pace dei sensi, mi fa sentire vivo, quindi anche piacere, Ulisse. E poi mi piace leggere le cose del genere, leggere cose del genere nei libri che mi porto quando sono di vedette. Certe emozioni non si scordano mai. Le ricordi. Ah, ok, le ricordi, le sogni, ti svegli nel cuore della notte e ci ripensi, anno dopo anno. E provi di nuovo le stesse sensazioni. J. Conrad, ok, cosa voglio dire? Ah no, J. Conrad, no. Aveva la stessa età di mia figlia quando mio padre abbandonò mia madre e separì per sempre. Penso che la mia infanzia abbia davvero lasciato il segno e che mi accompagni come un ustione che lascia una cicatrice permanente sulla pelle anche dopo essere guarita. In vivido ricordo di ciò che fu. Quando abbandoni qualcosa vuol dire che non ti serve più, almeno credo. Io non sarò mai come lui. Non abbandonerò mai coloro che amo. Non è vero che tale padre o tale figlio. Dottore, oggi ho mal di testa. Mi fanno male tutte le ossa. Il maltempo è iniziato e le montagne si preparano alla stagione incipiente. Ho avuto una terribile migrania anche nel pomeriggio. 10 ottobre. Che ossessione! Ho trascorso tutto il giorno con la testa piena di numeri. Un 10 di qua, un 16 là. Ho contato un numero infinito di alberi nella foresta e 3 volpi. Un orso. 10 parole dette in tutto il giorno e 30 volte mi sono seduto a scrutare l'orizzonte con il binocolo. 252 passi dalla baita alla strada. 30 passi per girare intorno alla baita. Non so quante parole ci siano in questo diario, ma ce ne sono tante altre che bruciano dentro di me, le parole non scritte. Ho paura di chiudere gli occhi e sognare, ho paura di ricordare, ho paura che il vento del passato torni tra i brividi lungo la schiena. Solitudine non sembra sufficiente per me, così come non è sufficiente scrivere in questo diario. A volte riesco anche a vedere quello che è successo durante le ore di veglia. E Beth, tu ti sei perso il fatto che ho esattamente fatto, e dopo ti riguardi un attimo alla fine della live, perché adesso sto leggendo il diario e qui stacco. E ringraziamento. Oggi è un giorno da ricordare. Mia moglie ha preparato l'ennesimo ottimo stufato. Tutta la famiglia ha mangiato in silenzio, un silenzio piacevole. Non bisogna parlare per forza riempire il vuoto con le parole, no? Piuttosto, Lydia era un po' triste per Nick, dice che meritava di meglio. Sì, Nick meritava di meglio, penso che tutti noi meritiamo di meglio. Perlomeno la carne di Nick era bella saporita. Tipico di bambino, fanno altro che personare tutto quello che li circonda. Ho dovuto spezzare il collo di Nick con le mie stesse mani. Non è che sia un codardo, è solo che non mi piace uccidere gli animali a mani nude.
Soprattutto quelli che hanno un nome umano. Nel mio lavoro ogni tanto devo sacrificarmi mai di malati o che rappresentano un pericolo per gli altri. Ma lo so che tutte le morti sono uguali, anche quella di un tacchino con il nome di un vecchio concessionario di auto. 19 ottobre. Hanno mandato un messaggio per avvertire della presenza di bracconieri. Ben Parker, un noto frequentatore del paese, che presumo fosse il tizio di prima, ha telefonato all'ufficio delle guardie forestali. Pare che aveva visto dei cacciatori in un'area protetta. Bene, un brav'uomo, penso che sia l'unico in questa città con cui riesca a parlare. L'ho visto in montagna, non è il tipo che se ne va in giro a cercare guai. Spesso viene a trovarmi e parliamo del più del meno. È un uomo di mondo ed è facile andarci d'accordo. Dunque, a via del ritorno, ho incrociato un furgone parcheggiato lungo il ciglio della strada. C'erano due ragazze che giocavano come bambine. Giocavano e ridevano. Quello su quelle stupide da tempo. Se ne vanno sempre in giro. La più giovane, grassottella e abbronzata, non avevo di shaming ovviamente, non faceva altro che sorridere. Non ha detto niente di particolare, a differenza dell'altra. Vengono da Vancouver, cercano delle piante per correre di solo sa quale malattia. Le ho avvertite, la foresta sa come procacciarsi sul cibo. Non è sicuro che delle ragazze se ne vadano in giro per i boschi a cogliere fiorellini. Gli animali selvatici sono professionisti nel loro mestiere, proprio come me. Anche mentre avviavano il motore per andarsene, riuscivo a sentirle ridere. Odio la gente di città. Porca miseria, cosa? Aspetta. 22 ottobre, cancellato, i sogni sono la mia realtà. 24 ottobre, ho paura della notte, ho paura della notte, ho paura della notte. Ora della notte, ho paura della notte, ho paura della notte, ho paura. Vedi l'emozione con cui leggo le cose. No? 5 dicembre, disegno brutto. Nonostante le emicrania, potrei essere ancora in grado di dimenticare tutto, di essere cosciente solo del bene che c'è in me. Quando la mia nonna materna, che aveva superato gli 80, morì, anzi, gli 8 ho sbarrata, morì, l'unica persona che aveva accanto era un'infermiera. Quella vecchia aveva vissuto da sola ed era morta da sola. La ragazza ha detto che la nonna, poco prima di andare, di morire, alzò la testa dal cuscino e si guardò intorno come se stesse cercando qualcuno. Poi si coricò di nuovo e morì. Non ho dubbi che ci sia il vuoto attorno a me, ma sono altrettanto sicuro che non vi sono ancora caduto dentro. A volte sento che se alzassi la testa sarei in grado di arrivare dall'altra parte. Me la sono persa, 12 dicembre. Lidia ha tutta l'immaginazione che manca alla madre. Sono diversi giorni che Shannon è preoccupata e arrabbiata. Penso che ce l'abbia con me. So che sono stato lontano da casa per molto tempo, forse più del necessario, ma in questa stagione, con tutti quei bracconieri e cacciatori, non posso fare di più, né per lei né per noi. Lo so e me ne dispiace. Allora, mancano circa 5 minuti in realtà, le 4, però, dato che immagino ci sia ancora un tot da leggere, direi di continuare la prossima volta e di staccare qui. Quindi, esce dal gioco, sì. Dicevo. Vado a clippare, insomma, esatto, beh, esatto. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, forse stasera, forse no. Dipende dall'allineamento delle stelle di Orione. Ciao ciao.